Uè, ragazzuoli, ormai il giorno dopo partite di campionato sta diventando un continuo day after, ma da parte non ci si nasconde, no? Sarebbe più facile nascondersi, non fare video per me dopo momenti così, o farli per accontentare la pancia di molti tifosi, fare le video reaction o vergognatevi, ma cosa stiamo facendo qui, bla bla, lanciare, scagliare, spaccare, pagliacciare in maniera varia. Tanto ho visto ieri, ragazzi, alcune cose stiamo diventando quasi davanti spettacolo, alcuni canali, ragazzi, sono robe tipo Lino Benfi, ci manca poco che fanno mannaggia amica, se così, cioè robe da poi tu. Cosa che mi fa molto sorridere è che è tutto molto poco spontaneo e molto pianificato, cioè il fare casino perché sai che piace, la gente poi si diverte, guarda che bello, bello scopare, cioè mi sembra davvero italiano medio in stile Maccio Capatonda, no? Tutto quel modo di anche di fare video commenti che si basano solo su frasi che non hanno un commento, cioè è un paradosso, perché è molto più facile, perché ragionare su qualcosa richiede tempo, richiede una certa capacità di analisi, poi può essere più o meno valido, non sto dicendo che mio valido o meno, però almeno io ci provo, poi non so quale sia il risultato, a ragionare su quello che vediamo e non lanciarmi a mie manifestazioni gutturali o corporali relative al calcio, che poi ci possono anche stare, ma a quel punto secondo me non è più un canale di calcio, un canale satirico di avanti spettacolo, non lo so, non trovate voi il termine più adatto, però uè, ragazzi, così è. Penso che i canali di calcio su Milan se ne contano su dita delle mani, e se escludo me stesso perché non mi ci metto dentro neanche, perché sapete, questo è un canale davvero piccolo che nasce senza alcun scopo di lucro, non verrà mai monetizzato né è monetizzato, e quindi mi ci metto fuori, però davvero se uno si mette a cercare si fa davvero fatica a trovare i canali, o da quelli che aspetta tenga, io ci metto dentro anche Rinaldo Morelli, ma poi sono diversi, se è chiaro, tenga Rinaldo Morelli, però a me piace anche il canale di Rinaldo Morelli, Caltinga per esempio non piace, ma piace personalmente, ma dopo questi non riesco sinceramente a trovarne altri. Comunque sì, torniamo a noi, dicevamo, anzi non dicevamo niente perché ho ancora iniziato, ho fatto 3 minuti di premessa inutile. Ovviamente mattinata sui giornali l'insegna ancora una volta dei processi, tranne che ormai mi sembra da dire tutti i termini sono stati quasi tutti utilizzati dai giornali, anche la scorsa giornata di campionato, colpi e colpe se vi ricordate, così via, quindi non mi soffermerei più tanto sulla l'esegesi della sconfitta perché ormai è sotto gli occhi di tutti. L'unico tema, due temi che vorrei trattare oggi, il primo è, anzi il titolo del video è contromosse tempistiche, ecco, perché se è vero, e l'abbiamo detto, che già da mo' abbiamo intuito buona parte anche dell'opinione diciamo qualificata, come si suol dire, aveva ipotizzato che fosse necessario un'altra disposizione tattica per Milan in questo momento, premesso che, ribadisco, non è l'unico elemento di problematicità di questo Milan in questo momento, perché adesso additare un solo punto del quadro di elementi che in questo momento non vanno è limitativo,
limitante e probabilmente anche fuorviante, perché se ci concentriamo solo su un aspetto rischiamo di mettere da parte anche gli altri, ma è anche vero che magari sistemando un aspetto poi gli altri si rendono più chiari e più facili da mettere a posto. Ciò detto, adesso pare che Pioli, svolta tattica, ieri nelle dichiarazioni è stato abbastanza esplicito nel manifestare questa volontà. Mi viene da dire però due temi. Uno, tra virgolette, di coerenza, perché se è vero che adesso sembra voler fare questa cosa e le dichiarazioni sono state abbastanza chiare, anche se non si sa verso dove si andrà a virare, se difesa 3, spero di no, o trequartista diciamo fisico, spero di sì, o 4-3, non lo so. D'altra parte però Pioli fino a qualche giorno fa assolutamente aveva escluso dalle dichiarazioni possibilità di variazioni di modulo. Ora non so se i tanto ventilati cambiamenti di adesso riguarderanno modulo meno, ma per coerenza mi viene da pensare che secondo me sarà più che altro una variazione di uomini, e quindi qua penso davvero sia finalmente arrivato il momento del trequartista di peso, ma vedremo, insomma, qualcosa di nuovo ci sarà. Già c'era stato nell'ultima partita, e l'ho sottolineato nel video di ieri, poi purtroppo eravamo partiti bene, è andata come è andata, ma tant'è. Altro elemento che adesso sì, su quale si stanno gonfiando di nuovo diciamo i dibattiti, ma secondo me sono destinati a sgonfiarsi, è la questione degli acquisti. Adesso si parla Milan dopo la partita di ieri, al di là di questa questione di Osorio alla destra, Cilena se non erro, che francamente non conosco e non mi esprimo, penso che la mia attuale alla destra, forse dobbiamo concentrarci su altre cose, che non è che si pensi che arriva questa persona, questo giocatore e Milan si sistema, anche perché sulla destra mi dovrebbe pensare che in questo momento uno dei temi è che Calabria, per esempio, se dobbiamo proprio concentrarsi sulla destra, non è il Calabria che conosciamo, ma proprio lontano parente, sembra la controfigura della Lidl, cioè non lo so. Quindi bisognerà anche capire quell'aspetto lì, ma non è un insieme di elementi. Si parla di Toni Sportiello, ecco, il Milan avrebbe capito dopo la partita che serve Sportiello. Ora, sempre tornando sul tema della coerenza e delle tempistiche, voglio sperare che, come credo, sia una butade questa, perché se davvero il Milan scopre che Tatarusanu è inadeguato al 30 di gennaio, mi viene da dire avevano le fette di prosciutto prima, se non l'hanno fatto prima perché? Perché se davvero l'hanno scoperta adesso, e non credo, mi verrebbe a dire ragazzi in che mani siamo, ma non penso, cioè io credo che il Milan abbia voluto fare un ragionamento tra molto pragmatico, tra l'economico e l'elemento di fiducia. In realtà il Milan, da quello che sembra, ha già concluso per Sportiello a fine anno e probabilmente non aveva voglia di spendere prima i soldi, pensando che tutto sommato dare fiducia a Tatarusanu avrebbe portato dei frutti di, diciamo, gestione, senza picchi ovviamente qualitativi, ma di gestione del momento. Come si dice, ipotesi che poi nella praticità si è rivelata non fattuale, perché sappiamo che sono stati tanti problemi anche di aver avuto Tatarusanu in porta. Però, e qua apro una parentesi importante, ricordiamoci che prima del... cioè noi Tatarusanu lo vediamo in campo da settembre, praticamente, da quando si è fatto male Vignano. E se è vero che Milan, specialmente nell'ultima parte, prima della sosta, non era stato brillante, ma di certo, lasciando da parte i risultati, ma anche i risultati, perché comunque Milan aveva tenuto nei risultati con Tatarusanu, di certo la difesa non era quella che abbiamo visto in tutte le partite. E Tatarusanu lo stesso non è che è peggiorato, lento nel tuffarsi lo è sempre stato, però adesso oggettivamente
secondo me ci sono altri problemi in più, perché adesso stiamo prendendo gol su gol, gol su gol, cosa che prima non prendevamo, pur non facendo sempre un calcio brillante, ma sempre contro Tarusano in porta. Praticamente questo campionato lo sta giocando contro Tarusano in porta, ma non tutto il campionato è stato così drammatico nella questione difensiva come l'ultime giornate. Per questo vi invito a una riflessione in più su questo elemento, perché se è vero, lo ribadisco, Tarusano è uno degli elementi che non sta aiutando certamente il Milan, è anche vero che Tarusano l'abbiamo avuto anche in momenti in cui il Milan ci è sembrato brillante, e nelle performance che ha fatto in porta più o meno l'insicurezza l'ha sempre trasmessa. Non è che il Tarusano di adesso è peggio del Tarusano di un pre-sosta, è sempre lo stesso, ragazzi. Però tornando al discorso del calciomercato, penso, spero e credo che non ci saranno novità sul fronte sportiello, se no sarebbe, diciamo, una autocertificazione di manifesta confusione, ecco, diciamo, a livello di mercato, che spero il Milan non, anche perché sinceramente adesso, facendo tutti gli scongiuri, mi verrebbe a dire possiamo anche chiudere il recinto, ma i buoi sono scappati. Se come sembra Maignan tra 2 settimane torna, ora mi darebbe quasi più nervoso vedere adesso l'acquisto di un portiere e pensare ma perché non l'hai fatto prima, se allora potevi farlo. Ma credo che non verrà fatto, non penso almeno, poi tutto può essere. E vedremo, sempre su quei tempistiche erano dei temi, cioè adesso sinceramente mi sembra opportuno. E sempre in tema di tempistiche, se ci saranno cambiamenti bisogna anche qua vedere se adesso la squadra è mentalmente nelle condizioni di avere fiducia che un nuovo modulo possa dare più garanzia. Sirena, cioè, una volta, ripeto, che i boys sono scappati, non è più facile. Un conto è aggiustare il mattoncino quando la casa è un po' pende, ma se la casa ormai ha perso il baricentro, sta per collare, può anche giustamente spostare il mattoncino, ma forse non è ormai troppo tardi. Io spero di no, spero che ci sia ancora voglia, fiducia e consistenza nei ragazzi tali da prendere in mano la situazione e lasciarsi guidare anche tatticamente in qualcosa di diverso. Spero che non ci sia quella mentalità che dice sì, vabbè, ma tanto ormai stiamo facendo schifo, cosa vuoi che cambi, no? O perché mi impegno, tanto ormai la stagione è andata in merda, non ho più obiettivi. L'anno scorso ho vinto il campionato, quest'anno non... Sì, vabbè, lo terremo per la Champions, vabbè, ok. Perché se iniziamo in questa mentalità, con questa mentalità, diventa davvero un qualcosa di complicato, di molto complicato, che porterebbe a quel punto, secondo me, se non si raddrizza la situazione, e ipotizzo, speriamo di no, dovesse andare male con l'Inter, dovesse andare male di nuovo poi, adesso la partita prima del Tottenham, vorrei dire cavolate, Torino forse, sì, Torino, e poi magari uscire subito col Tottenham con un risultato gravoso, a quel punto penso che sarebbe anche ineluttabile il destino di Pioli, per quanto il Milan non voglia, non penso abbia alcune alternative a togliere Pioli, però di fronte a un inasprimento ulteriore della situazione penso che sarebbe quasi inevitabile un cammino di quel tipo. Non so verso quali punti, perché io non sono assolutamente per esonerare Pioli, però è tutto imprevedibile, diventerebbe davvero un momento imprevedibile. Chiudo dicendo che, ragazzi, dall'Inter aspettiamoci esattamente la stessa cosa, purtroppo, né bene né male, come avevo detto con Sassuolo, non so quanti l'abbiano detto, del fatto che mi aspettavo comunque una partita estrema sempre con Sassuolo, così come aspettavo estremo con la Lazio. Cioè, ragazzi, con l'Inter o vinciamo molto bene o perdiamo molto male. Via di mezzo in questo momento non si può, perché non siamo nella condizione mentale ed emotiva per battagliare. O possiamo vincere sulla scia dell'entusiasmo, o possiamo perdere rovinosamente sulla scia della,
dello sconforto, ma il battagliare sul filo del rasoio per tutta la partita, secondo me, in questo momento non fa per noi. Non fa per noi, non siamo mentalmente capaci, credo. E quindi o c'è la spinta che fai 2-3 gol subito, a quel punto con tutta l'emotività che hai, perché sei una squadra molto emotiva in questo momento, la porti avanti, oppure sono guai. Ci vediamo domani, vi mando un abbraccio, grazie come sempre per i commenti, perché davvero non siamo in tantissimi su questo canale, ma vedo sempre una alta percentuale di mi piace, tanti commenti, tanta partecipazione, tant'è che vedo anche canali con numero molto maggiore di iscritti che però hanno molte meno visualizzazioni, molto meno partecipazione, quindi a me fa solo piacere e non posso far altro che ringraziare voi per la partecipazione. Come sapete, ripeto, questo è un angolo per chiacchierare insieme in libertà, in tranquillità, rispetto e educazione tra milanisti, e quindi grazie, un abbraccio, ciao ciao.